Allora, ciao a tutti ragazzi, come promesso, più che una recensione volevo dare le mie personalissime opinioni su questo nuovissimo Google Pixel 4, che come sapete io ho preso ovviamente in preordine, mi è arrivato la settimana scorsa. La versione che io ho preferito è quella da 64 giga. Con questa colorazione, beh, ora poi devo togliere le cover, la faccio vedere meglio. Questa colorazione arancio, e in questa colorazione, per questa colorazione arancio c'è solo la configurazione da 64 giga, e poi la versione, diciamo, io la chiamo piccola, cioè non la versione XL. Le mie personalissime impressioni, cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto. Vabbè, parto da cosa non mi è piaciuto. Non mi è... Allora, esteticamente è molto bello, che è molto pulito qui, ma se ricordate i precedenti Pixel avevano un sensore di impronta digitale proprio sul retro, e per me, devo dire la verità, era comodo anche utilizzarlo per le notifiche, perché swipando verso il basso sul lettore di impronta digitale le notifiche si abbassavano. Lettore impronta digitale era molto veloce e, devo dire la verità, alcune applicazioni, per motivi di sicurezza, secondo me, non ritengono sufficiente lo sblocco mediante il riconoscimento del volto, quindi alcune applicazioni sono più, fra virgolette, lente nello sbloccare determinate funzioni su questo telefono, in quanto appunto richiedono l'inserimento del PIN, però è una cosa personalissima. Sul retro notiamo che rispetto ai pixel vecchi ci sono due moduli fotocamera, una praticamente serve per uno zoom ottico 2x e l'altra praticamente la fotocamera normale. Fotografie, ovviamente, vabbè, qua vedete un po' giallognolo per la mia impostazione di fotocamera e della mia impostazione modalità notturna. Però vi posso assicurare che la fotocamera è completissima, ovviamente come tutti i Google Pixel, modalità ritratto, abbiamo la modalità foto notturna, vabbè, abbiamo anche quelle altre modalità panoramica, fotosferica, playground con i pupazzetti animati, e vabbè, e qua. Non ci sono grossissime novità. Si possono fare anche foto notturne del cielo stellato, vabbè, ma io penso che non sarà utilizzata da me, sì e no, giusto una volta per vedere se veramente mantiene le promesse. Stanno affrontando un macello qua dietro, vabbè. Cosa altro non mi è piaciuto? Vabbè, questo nuovo Pixel ha il motion, una specie di sensore, per cui per esempio se arriva una chiamata e voglio metterla in silenzioso, basta passare la mano sopra, perché il sensore di fatti riconosce la presenza la nostra presenza vicino al telefono. E per esempio con la musica posso scegliere di andare di swippare, per esempio voglio sto in bagno oppure ho le mani occupate, posso swippare da una parte all'altra per cambiare canzone. Questa cosa è una cosa molto carina, però secondo me è ancora in fase non proprio ottimale, perché in effetti non sempre funziona, non sempre, quasi sempre, ma non sempre. E poi voglio dire, solo queste applicazioni di fatto musicali supportano questo sensore, che comunque è sfizioso, anche perché se il telefono si scurisce, perché siamo lontani e ci avviciniamo, vediamo che diciamo sì, ecco, esce. La schermata inizia a darci un benvenuto. Telefono, dicevo, una cosa importante nella fotocamera posteriore, che secondo me è una scelta voluta, il Google Pixel non monta il sensore ultragrandangolare. Significa che le foto praticamente a cui siamo a volte anche abituati dagli ultimi top di gamma, cioè quelle foto
se quelle foto in cui c'è molto più dettaglio, in quanto restringendo, facendo questo giochino con le dita, restringiamo l'immagine, si allarga il campo dell'immagine. Qua questo telefono non ce l'ha, ma semplicemente secondo me per un motivo. Io l'ho utilizzato tantissimo quella funzione sul Samsung S10 Plus, però devo dire che le immagini mi risultavano, specie lateralmente, distorte. Per esempio, se si fa una foto di gruppo e quindi si restringe, si utilizza l'ultra grandangolare, si ha sicuramente una foto maggiormente dettagliata, però ai lati le persone ad esempio vengono distorte. Questa è una cosa che non mi è piaciuto, e il Google Pixel, devo dire la verità, non ha questa funzione, ma non me ne dispiaccio. Fotocamera ovviamente ai livelli massimi, ma anche se non faccio vedere foto di prova, perché secondo me è fuorviante e altro che inutile. Poi ci sono siti specialistici quali Dix o Mac, da cui potete attingere numerose informazioni in merito. Anzi, dal sito di Xomark la fotocamera del Google non è nemmeno posizionata ai vertici della categoria, cosa che invece accadde con il Google Pixel 2 XL e ancora forse con il Google Pixel 3. Ma devo dire la verità, modalità ritratto bellissime, diciamo video eccellenti. Android ovviamente è un Android stock, quindi un Android molto pulito, non ha tutte quelle zozzerie, diciamo, di programmi che praticamente si trovano su altri dispositivi, e questo non mi dispiace. C'ha fra l'altro questa modalità molto sfiziosa, cioè questa impostazione per cui, premendo per esempio un'applicazione di messaggistica su cui non vogliamo essere disturbati fino magari a fine serata, basta premere questa iconcina a forma di clessidra e l'applicazione è come se andasse in stand by, quindi tutte le notifiche, ma l'applicazione stessa è come se non funzionasse, quindi tutte le notifiche, tutti i disturbi vari di solo questa applicazione non ne riceveremo più. È molto comoda come funzione, io la utilizzo parecchio, devo dire la verità, mi è molto comoda. Questa penso sia una funzione esclusiva di Android 10, che non sto qui a dirvi è molto personalizzabile. Google ha fatto un ottimo lavoro anche per quanto riguarda praticamente la possibilità di cambiare il tipo, vabbè questo l'ho creato io, ho sbagliato a scrivere, il tipo di non solo di sfondo ma anche di iconcine. Potete scegliere o crearle stesso voi una personalizzata come ho fatto io, potete avere sfondi animati, e vabbè c'è anche il simpatico Pikachu, quest'anno è inserito, perché questi sfondi animati con Pikachu utilizzano il sensore diciamo che troviamo nel telefono, in modo che per esempio se si saluta o si saluta il personaggino oppure si accarezza, fanno determinati tipi di interazioni con noi. E la cosa sfiziosa è che quando per esempio interagisce questa applicazione anche con il meteo, ad esempio se il meteo c'è il bel tempo, risulta bel tempo, lo imposto per far capire come funziona, se il tempo è bello, ecco ora per il momento fuori è un po' nuvoloso, possiamo scegliere fra i vari personaggi, vabbè, ma questo lascia il tempo che trovano, solo giusto, vedete, se provo a carezzare Pikachu oppure a salutarlo, mi saluta, vabbè, questa è una funzione diciamo a dir poco stupidina, ma comunque carina. Un'altra cosa non mi è piaciuta, però penso sia un qualche cosa che nei prossimi aggiornamenti si risolverà, il fatto che Google mi riconosce anche se ho gli occhi chiusi, quindi fa il riconoscimento del volto anche con gli occhi chiusi. Questa è una cosa, vabbè, praticamente un po' antipatica, però
Io penso che con i prossimi aggiornamenti si risolverà la questione, anche se, devo dire, se andiamo in sicurezza e andiamo proprio sulla schermata, dedicata alla schermata dedicata, alla sblocco col sorriso, ecco. Vediamo, ci si viene avvertiti dal fatto che anche se hai gli occhi chiusi il telefono può essere sbloccato, quindi è vero che loro lo avvisano. A mio avviso però è una funzione che andrebbe migliorata, o perlomeno come per esempio abbiamo sul Samsung S, sul Note 10 per esempio, può essere attivata o disattivata. Cos'altro mi è piaciuto? Vabbè, Android Stock io lo adoro, è inutile girarci attorno. Questa è la quarta versione praticamente di un telefono già abbastanza collaudato. Il Google Pixel 3 per me, se non avesse avuto per me dei problemi a livello audio per le telefonate, infatti ho dovuto fare qualche reso, sarebbe stato il telefono comunque utilizzato da me durante tutto l'anno. Così purtroppo non è stato, ma non vedevo l'ora che uscisse il nuovo, appunto per poter riavere fra le mani un telefono ottimo, un dispositivo veramente ormai molto maturo. Una cosa che mi piace anche tantissimo, devo dire la verità, è anche se è un top di gamma, il prezzo è comunque agevole, veramente un prezzo alla portata quasi di tutte le tasche. Si parla di 759 euro per l'entry level, che sarebbe questo con 64 giga di archiviazione. E per me 64 giga un entry level top di gamma a 758 euro sul sito, su Google Store, per me è veramente veramente un ottimo prezzo. Spero di non aver mai bisogno dell'assistenza, perché quella era fino a qualche tempo fa, fino al Google Pixel 3, l'unica un po' punto negativo, perché Google non ha, come Apple del resto, come Apple ha dei punti fisici dove poter acquistare e anche riparare i telefoni, per cui si deve mandare il telefono in assistenza. C'è una procedura un po' antipatica per provvedere alla sua riparazione. E per il momento sono estremamente soddisfatto del dispositivo. È vero, magari oggi esteticamente questa banda larga nera non è il top per quanto riguarda l'estetica, però preferisco questa banda nera larga piuttosto che vedere un noccio o un buco all'interno del display. Display, fra l'altro, e chiudo, display velocissimo. Anche perché c'è un refresh di 90 Hz, quindi un display molto veloce. Sembra che sia uno dei primi display ad aver avuto questo tipo di refresh, e quindi è molto fluido, non affatica. Io ora ho la modalità, quella modalità di luminosità notturna, per cui si vede anche un poco, diciamo, giallognolo. Il dispositivo, anche facendo una foto, si vede che è un po' più giallognolo, ma sicuramente la fotografia non verrà assolutamente in questo modo giallognolo. Consiglio di passare a Google? Assolutamente sì. Passate al lato oscuro, come dico io ai miei amici, perché assolutamente ne vale la pena. È un ottimo dispositivo, ha un ottimo prezzo. E sicuramente non svaluterà come altri dispositivi di top di gamma. È un dispositivo valido anche dal punto di vista della fotografia. Google ha fatto una campagna di marketing molto accattivante per questo dispositivo. Si è scritto di fare foto di qualità professionale. Mi è piaciuto. Magari avrei, ecco, una cosa, se proprio devo trovarci diciamo, se devo puntare il dito su qualcosa che non mi è piaciuto in Google, è l'aver praticamente non aver
permesso agli utenti di poter utilizzare lo spazio limitato per le foto su Google Drive, cosa che prima era possibile fino a qualche alla generazione precedente. L'ultimissimissima cosa, come ti trovi con la batteria? Beh, questo è un praticamente è un test che non posso farlo in una settimana, però voglio solo dirvi che in una giornata di prova, ecco, ho fatto uno screenshot che erano le 9 di sera, utilizzandolo per 12 ore consecutive, sono arrivato a fine serata che erano appunto le 9 di sera, utilizzando tantissimo il Bluetooth, quindi con l'applicazione Play Musica per più di 2 ore, Telegram e gli altri dispositivi. Ora, per esempio, volendo farvi fare un'idea sull'uso attuale del telefono, sto utilizzando, quindi da stamattina ovviamente non ho mai messo il telefono in ricarica, sono al 36%, l'ho ricaricato appunto 9 ore fa e ovviamente si vede, ho utilizzato parecchio l'applicazione telefono, l'applicazione fotocamera, messaggi, Telegram, mappe. Diciamo che secondo me a fine serata, per un uso normale, può arrivare tranquillamente a fine serata. Per un uso medio intenso, io penso che fino alle 7 di sera tranquillamente riuscireste a poterlo utilizzare. Considerate che non ha una batteria enorme, però l'integrazione software hardware dal punto di vista dell'ottimizzazione è impeccabile. Lo consigli? Assolutamente sì. E chi ha un iPhone che deve fare? Domandona. E chi ha un iPhone? Io assolutamente dall'iPhone 7 che sono passato ad Android e più o meno dall'uscita del 2XL, salvo la parentesi del 3, non ho lasciato più Google. Quindi chi ha l'iPhone può passare? Assolutamente sì. Io sono passato, l'iPhone 8 l'ho ricomprato giusto perché mi serviva Apple CarPlay sulla macchina, ma devo dire che come funzionalità, come diciamo, Android oramai lo conoscono un po' tutti, ma avere Android puro su un telefono che non ha mai laggato, che non lagga mai, veloce, stabile, con gli ultimissimi aggiornamenti di sistema, con una fotocamera al top, a un prezzo ragionevole, io lo consiglio. Spero di non avervi stancato parecchio, vi auguro una buona serata e ciao a tutti.